Salve, mi chiamo Daniele Grassi e collaboro con Domus Nova, ospedale privato accreditato. Sono specialista in urologia e quindi pratico la urologia integrata con la medicina naturale. E l'argomento di oggi è proprio questo, spiegare cosa significa integrare la urologia, una disciplina specialistica della nostra medicina, con le forme di trattamento naturale, per esempio con la fitoterapia e con la medicina cinese. Il mio percorso, quindi la mia scelta di approdare ad una integrazione, non è stato un vezzo ma una necessità, perché come urologo mi sono sempre interessato degli aspetti funzionali, quindi su come funzionano gli organi e gli apparati maschile e femminile, e molte volte ci mancava una tessera, ci mancava un passaggio per comprendere come riportare in equilibrio ciò che si era squilibrato. E così ho fatto i miei studi di medicina cinese, agopuntura, conseguendo un master all'Università di Bologna, e poi mi sono occupato e mi occupo tuttora di terapia naturale, quindi curare con le piante e anche le piante aromatiche, quindi gli oli essenziali. L'esempio classico per spiegare che cos'è la urologia funzionale è il caso di un paziente che abbia un disturbo, poniamo una cistite, ha fatto gli esami, ha fatto l'ecografia, ha fatto numerose terapie antibiotiche, ma questa cistite non se ne va. Ecco che allora da urologo ho dovuto necessariamente capire che le cistiti, per esempio, sono collegate all'intestino e quindi ho dovuto occuparmi di salute intestinale. Ma l'intestino a sua volta è collegato all'alimentazione e quindi qui approdiamo al campo della nutrizione. Ecco che allora in questo percorso dove i vari settori si collegavano tra di loro si è creata dentro di me questa visione complessiva del paziente al di là del compartimento specifico che stiamo trattando, quindi nel nostro caso l'apparato urinario. L'incontro con la medicina cinese e l'agopuntura ha cambiato la mia vita, perché ovviamente una medicina in grado di intervenire sulle cause, non solo sulle conseguenze, è un po' il mio sogno di sempre come medico, e l'utilizzo delle terapie naturali, quindi delle piante, completa la scelta terapeutica che io discuto con il mio paziente. Se io mi devo immaginare una ipotetica linea della salute, una linea orizzontale, io me la immagino così. All'estrema sinistra abbiamo la salute piena, quella dove cioè la persona gode di una salute fisica, emozionale e gode pienamente la vita, e dall'altro estremo, diciamo quello di destra, invece una o più malattie che comportino un peggioramento della qualità della vita fino a comportare la fine della vita. Ora, in mezzo a questa linea noi ci possiamo spostare, ecco, la cosa prodigiosa è proprio questa, che noi possiamo continuare a lavorare su questa linea per spostarci verso la parte della salute, verso la parte di sinistra. Le malattie cioè non compaiono all'improvviso dall'oggi al domani. La maggior parte delle malattie dà dei segni premonitori che possono e devono essere colti, e questo è lo spirito di promozione della salute e prevenzione della malattia. Promozione della salute che fa parte, direi, del DNA di Domus Nova, della vision della presidenza, di tutto lo staff di Domus Nova, e che quindi mi trova perfettamente a mio agio nel promuovere la salute, nel mio caso come urologo dell'apparato urinario, ma in generale della persona. Un approccio globale, integrale, vogliamo usare la parola olistica, che indubbiamente è molto, forse troppo utilizzata, ma ha questa radice greca affascinante, holos, tutto, quindi indubbiamente comprendere un singolo sintomo, un sintomo particolare della persona, comporta di necessità occuparsi di quella persona nel suo complesso. Ecco che allora la salute intestinale, nel caso della donna nell'età fertile, il ciclo mestruale, le gravidanze, nella menopausa i cambiamenti ormonali, nel caso dell'uomo le comorbidità che ci possono essere associate ai disturbi urinari, diventa un tutt'uno, diventa un'unica medicina dove possiamo promuovere la salute, prevenire le malattie e, se ci sono, curarle. Due parole infine sulla medicina naturale. L'uomo attinge al mondo naturale da sempre, le piante vengono utilizzate da sempre in medicina. Questi ultimi decenni hanno visto delle importanti ricerche scientifiche che hanno finalmente dato un'evidenza scientifica che era necessaria a cure che invece empiricamente l'uomo ha sempre usato, e quindi noi adesso utilizziamo le piante conoscendole. Abbiamo a disposizione dei fitocomplessi, si chiamano, quindi l'intelligenza della pianta che ci trasmette determinate molecole chimiche, e una parte di questa medicina naturale a me molto cara è la aromaterapia medica, cioè curare con gli oli essenziali. Gli oli essenziali non sono altro che le essenze, le quintessenze di alcune piante, le piante aromatiche, dotati di proprietà chimiche e sottili straordinarie. Questo per me significa fare urologia integrata in Domus Nova. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo video.